centro culturale di Don Benvenuto. Questa è una due giorni naturalistica, esattamente sono due conferenze divise in due parti, questo sabato appunto e il sabato prossimo, nel quale il naturalista Tito Selva, qui Don Benvenuto, ci illustrerà la natura del luogo, quindi l'etnografia del luogo esattamente, nonché farà un breve excursus anche del periodo preistorico, quindi rocce, rinvenimenti che sono stati fatti dal naturalista in sede, in loco, sulle montagne che stanno al di là del lago, esattamente. Attilio Selva si occupa anche del Museo della Valsenagra, Museo Etnografico della Valsenagra, un museo che invito tutti ad andare a visionare perché è un gioiello, sta a Villa Camozzi, a Grandole Uniti, ed è davvero veramente organizzato in modo impeccabile ed eccelso. È un museo etnografico che è nato nel 2001, quindi è già una decennale importante alle spalle, quindi secondo me vale veramente la pena. Dopo, se vorrete avvicinarvi qui al termine della conferenza, c'è del materiale comunque divulgativo che potrete prendere tranquillamente, è sviluppato veramente bene, con anche il parco della Valsenagra, che è un parco con diversi gradi di difficoltà che si sviluppa sopra menaggio. Le montagne fra menaggio, ecco, Grandole Uniti. Do naturalmente la parola ad Attilio, che illustrerà durante questa conferenza anche delle presentazioni PowerPoint che lui ha sviluppato seguendo i suoi rinvenimenti, seguendo appunto la sua peculiarità, che è quella di andare a scovare in prima persona, in loco, queste particolarità naturalistiche. Grande cercatore di funghi, aggiungerei, e una persona che nel campo naturalistico sa il fatto suo, quindi lascio la parola a lui e buona serata a tutti. Se avete dopo delle domande, delle curiosità, potremo espletarle durante il termine, durante la parte terminale appunto della conferenza. Grazie a tutti. Grazie a Alessandro delle cose che ha detto. Vorrei dire solo una cosa, ha parlato del museo, c'è qua presente anche il presidente dell'associazione, che è Pietro, che mi ha accompagnato questa serata, perché purtroppo poi cercheremo di stare in un orario un po' condensato, perché abbiamo il traghetto che ci porta di là alle 11:05, se perdiamo quello è finita. Gli scherzi, se volete chiedere qualcosa, qualche informazione del museo, c'è Pietro, che è quel signore che vedete lì seduto, che è il presidente dell'associazione, lui ci vive quasi al museo, per cui potete chiedergli vita, morte, miracoli. Vedrete anche dei fossili nella presentazione che ho preparato, per cui c'è una sala paleontologica del museo, quindi ci sono esposte alcune, una piccola parte delle cose che farò vedere. Una cosa, un errore imperdonabile nella copertina, perché quando Alessandro mi ha chiesto preparami una copertina per l'evento, io mi sono messo lì cosa ci metto, cosa non ci metto, col computer, smanetta, mi sono accorto che ho messo il fiume latte e ho messo la copertina del triangolo lariano. Allora, quando il fiume latte non è nel triangolo lariano, e ho detto chissà la gente che ha visto la copertina cosa dirà, questo che parla del triangolo lariano e mette il fiume latte. Sebbene forse c'era anche una voglia di parlare di una ricerca che avevo fatto anni fa sul fiume latte, un po' sui suoi misteri, no? Per cui magari nella seconda puntata, anche se non è triangolo lariano, siccome non ho mai avuto modo di parlarne, ve la inserisco per ripagare dell'errore della copertina. Niente, partiamo. Aspettate che devo vedere, ecco, se la freccia è di là, perfetto. Ecco, io ho messo una foto aerea, ogni volta